Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovissimo video della serie Dear Beat. Oggi saremo Noi Siamo Così di Jamie Tights, uscita con il nuovo QVC volume 9, quindi quello che vi consiglio, volume 9, produzione di Bijan Amir, un produttore che abbiamo già visto anche sull'album Dizzy, che è coproduttore della famosissima hit Ric Flair Drip dei Migos. Quindi direi che possiamo cominciare. Ringrazio qualcuno di voi che probabilmente mi ha consigliato il sample, ormai non mi ricordo, non lo ritroverò mai nei messaggi perché sarà passato tipo un mese da quando me l'avete consigliato, quindi ti ringrazio lo stesso, mi dispiace che non mi ricordo il tuo nome, però sei stato veramente super gentile, anche perché mi hai anche mandato già il sample pronto, diciamo, sulla mail. Quindi il sample è di Nick Dean, che, oddio, l'ho pronunciato veramente malissimo. Nick Dean, vabbè, l'ho ripronunciato uguale, sono stupidissimo. Vabbè, e mi dispiace, ti ho storpiato il nome forse, come Mike Dean, solo che Nick Dean. Ed è un produttore che ha caricato questo sample pack, diciamo, su Splice, ha fatto questo sample pack su Splice. E c'è questa melodia qui che in realtà è rimasta praticamente uguale a come la scaricate. Stesso BPM, stesso pitch, solo qui all'inizio c'è stato un po' di pitch di un'ottava verso il basso e basta. E la melodia completa è questa qui. Poi c'è la parte un'ottava sotto. E poi c'è la parte col flauto. Veramente fighissima la melodia, veramente spacca di brutto. Io l'ho ricreata solamente per voi perché sono fortissimo. Solo che ovviamente i suoni sono un po' diversi, credo che siano sempre. Sicuramente uno è un harp e l'altro è un flauto. È molto figo il sample del flauto, potrebbe essere Arcade o Kontakt. Io qui ho utilizzato Kontakt Factory Library, il preset dell'harp, che è questa qui. E la melodia è semplicemente un arpeggio che va a discendere di tutte queste note qui. E alternato poi tra ottave. E poi abbiamo il flauto. Il flauto l'ho ricreato un po' a caso con questo Retron. Completamente schifosissimo, bruttissimo, però giusto per darvi un'idea della melodia. Adesso la zoom anche un attimo così vedete le note, che sono queste qui. Poi, passando ai drums, il pezzo è in 3/4, quindi i drums sono un pochettino shiftati, quelli, diciamo, le percussioni e il kick, mentre il clap è al centro in questo modo. Clap campionato dal pezzo, snare anche. Allo snare ho cambiato un po' la velocity, ho aggiunto anche un contro snare. Poi abbiamo kick, che trovate nel Patreon Kit volume 3. Se volete andare a scaricarlo, lo trovate o su Patreon o su BeatStars con il bundle da 3 kit. Quindi poi vi lascio tutti i link in descrizione. E 808 che trovate nel primo kit, nel primo drum kit. Infine abbiamo hi-hat. Hi-hat sono semplicemente terzinati e cambiano nel ritornello in questo modo. E poi abbiamo semplicemente un open-hat che batte così 8 step per dare un pochettino più movimento. Ovviamente il sample è stato alternato nel pezzo tra le varie ottave e la parte col flauto, quindi il tutto viene così. Forse prenderò un copyright enorme per questa roba, speriamo di no. E poi abbiamo infine la parte con il flautinos. Infine abbiamo una specie di pad flautoso in questo punto. L'ho ricreato veramente in un modo schifoso. In realtà non era nemmeno questo il suono che volevo usare. Volevo utilizzare il washout flute del pack di Drums That Knock. Lo stesso che ho utilizzato sulla reprod di Tot Milano DM. Solo che poi mi sono scordato, non sono andato a prendere il sample, quindi mi devo un attimo ricordare di metterlo. Quello ci assomiglia un pochettino, anche se non troppo, però è già una via di partenza. Il pad, diciamo, fa semplicemente queste due note. Adesso qui ovviamente è stonato. Il pad è semplicissimo, come abbiamo già detto, fa semplicemente queste due note. Io qua alla fine ho creato una specie di armonia con le varie ottave. E quindi suona così. Veramente
ovviamente super easy, vabbè, ovviamente il volume è più basso sicuramente, cose di tipo. E niente, questo è tutto per questo beat, veramente carino, molto molto Jamie Tights, infatti l'ha spaccato di brutto come sempre, Jamie Tights un pazzo, fortissimo. Quindi fatemi sapere che altre reprod vorreste vedere, andate a iscrivervi a Patreon, vi lascio il link in descrizione, andate a seguirmi su tutti i miei altri socials, quindi Instagram, Twitch, quello che volete. Ci becchiamo nei prossimi video, andate a spammare un pochettino questa playlist di Drop Beat che vi lascio alla fine del video, andate a sentirvi un pochettino di beat sul canale a caso, bella.